Sono Anna Cinquetti, volontaria dell'associazione Amo Baldo Garda, Michi De Beni, Gianfranco Mafezzoli. Questa registrazione è stata realizzata grazie al contributo del Rotary Club di Peschiera del Garda. Leggo per Amo ad alta voce il racconto La creazione di Dino Buzzati, tratto da Il meglio dei racconti di Buzzati, a cura di Federico Roncoroni, edizioni Mondadori. La creazione. L'Onnipotente aveva già costruito l'universo, sistemando con fantasiose regolarità di distribuzione le stelle, le nebulose, i pianeti, le stelle comete, e con un certo compiacimento stava contemplando lo spettacolo quando uno dei suoi innumerevoli ingegneri progettisti, a cui aveva affidato il compimento della grande idea, si avvicinò con l'aria di chi ha grande premura. Era lo spirito Odnom, uno dei più intelligenti ed alacri fra la nouvelle vogue degli angeli. Ma non pensate che avesse le ali e la tunica bianca. Ali e tunica sono un'invenzione dei pittori antichi, a cui facevano molto comodo a scopo decorativo. «Desideri qualche cosa?» gli chiese il creatore, benigno. «Sì, signore», rispose lo spirito architetto. «Prima che tu metta la parola fine a questa tua mirabile opera e vi apponga la tua benedizione, vorrei farti vedere un piccolo progetto che abbiamo combinato in un gruppo di giovani. Una cosa di contorno, un lavoretto da nulla al paragone di tutto il resto, una minuzia, però a noi sembra interessante». E da una cartelletta che portava con sé trasse un foglio con sopra disegnata una specie di sfera. «Fa vedere», disse l'Onnipotente, il quale naturalmente conosceva già tutto, ma faceva finta di non saper nulla del progetto e simulava curiosità affinché i suoi più bravi architetti avessero più soddisfazione. Il disegno era molto preciso e portava segnate tutte le misure del caso. «E che sarebbe questo?» disse il massimo fattore, continuando nella diplomatica finzione. «Ha l'aria di voler essere un pianeta, mi pare, ma come ne abbiamo già costruiti miliardi e miliardi? C'è proprio bisogno di farne ancora uno, e di misure così modeste per giunta?» «Si tratta per l'appunto di un piccolo pianeta», confermò l'angelo architetto. «Ma rispetto ai miliardi d'altri pianeti, questo qui presenta caratteristiche speciali». E spiegò come avessero pensato di farlo girare intorno a una stella, a una distanza tale che si riscaldasse bene, ma non troppo, ed enumerò gli ingredienti in preventivo, con le rispettive quantità e la spesa relativa. «Il tutto a quale scopo?» Date le premesse, su quel minuscolo globo si sarebbe verificato un curiosissimo e divertente fenomeno: la vita. Ovvio che il creatore non aveva bisogno di ulteriori delucidazioni, la sapeva più lunga lui di tutti gli angeli architetti, angeli capomastri e angeli muratori messi insieme. Sorrise. L'idea di quella pallina, sospesa nella vastità degli spazi, con sopra tanti esseri che nascevano, crescevano, fruttificavano, si moltiplicavano e morivano, gli sembrava abbastanza spiritosa. «Sfido, anche se elaborato dallo spirito Odnom e soci, il progetto, in fin dei conti, proveniva sempre da lui, prima origine di tutte le cose». Vista la benevola accoglienza, l'angelo architetto si prese coraggio ed emise un acuto fischio, al quale accorsero rapidissimi migliaia, ma che dico migliaia, centinaia di migliaia e forse milioni di altri spiriti. Si spaventò sulle prime il creatore a quella vista. Finché si trattava di un postulante, pazienza, ma se ciascuno degli accorsi aveva da sottoporgli un suo progetto particolare, con le relative spiegazioni, ci sarebbe stato da andare avanti per secoli. Nella sua straordinaria bontà, si dispose tuttavia a sopportare la prova. «I rompiscatole sono una piaga eterna», soltanto trasse un lungo sospiro.
Niente paura, lo rassicurò Odnom. Tutta quella gente erano disegnatori. Il comitato esecutivo del nuovo pianeta li aveva incaricati di progettare le innumerevoli specie di esseri viventi, piante e animali necessarie a una buona riuscita. Odnom e compagni non avevano perso tempo. Anziché presentarsi con un vago piano di massima soltanto, avevano previsto tutto nei minimi particolari. E non è neppure da escludere che col frutto di tanta solerzia essi pensassero in cuor loro di mettere il sommo reggitore di fronte al fatto compiuto. Ma non ce n'era bisogno. Quella che si era profilata come un massacrante pellegrinaggio di postulanti si convertì quindi, per il creatore, in una piacevole e brillante serata. Non solo si compiacque di esaminare, se non tutti, almeno la più parte dei disegni di piante ed animali, ma partecipò volentieri alle relative discussioni che si accendevano spesso fra gli artefici. Ciascun disegnatore era naturalmente ansioso di vedere approvato e magari lodato il proprio lavoro, ed era sintomatica la diversità dei temperamenti. Come dovunque in ogni parte dell'universo, c'era l'immensa schiera degli umili, che avevano lavorato sodo per creare la solita base, diremo così, della natura vivente. Progettisti spesso di immaginazione limitata, ma di scrupolosa tecnica, che avevano disegnato uno per uno i microorganismi, i muschi, i licheni, gli insetti di ordinaria amministrazione, gli esseri insomma di minore effetto. E poi c'erano i genialoidi, i gigioni, che ci tenevano a brillare e fare colpo. Ragione per cui avevano concepito le più bizzarre, complicate, fantastiche e talora pazzesche creature. Alcune delle quali, infatti, come certi draghi a più di 10 teste, dovettero essere bocciate. I disegni erano su carta di lusso, tutti a colori e in grandezza naturale, ciò che metteva in condizioni di netta inferiorità i progettisti degli organismi più piccoli. Gli autori di batteri, virus e simili passavano quasi inosservati, nonostante i loro innegabili meriti. Presentavano infatti dei francobollini di carta con segni infinitesimi che un occhio umano non avrebbe neanche percepito. Ma loro sì. C'era, fra gli altri, l'ideatore dei tardigradi, che girava con un suo minuscolo album di schizzi, grande come occhi di zanzara. E pretendeva che gli altri apprezzassero la grazia di quei futuri animaletti, vagamente simili per sagoma ai cuccioli d'orso. Ma nessuno gli badava. Meno male che l'onnipotente, a cui nulla sfuggiva, gli fece una strizzatina d'occhi che valeva un'entusiastica stretta di mano e che grandemente lo rincuorò. Ci fu un vivace alterco fra il progettista del cammello e il collega che aveva immaginato il dromedario, ciascuno pretendendo che la prima idea della gobba era sua, come se fosse chissà quale geniale trovata. Cammello e dromedario lasciarono gli astanti piuttosto freddi. Per lo più furono giudicati di pessimo gusto. Comunque passarono l'esame, sia pure per il rotto della cuffia. Una vera salva di obiezioni sollevò la proposta dei dinosauri. Un agguerrito drappello di ambiziosi spiriti sfilò in parata reggendo su altissimi trespoli i giganteschi disegni di quelle possenti creature. L'esibizione, innegabilmente, fece una certa sensazione. Era fin troppo chiaro, però, che i bestioni erano esagerati. Nonostante la loro statura e corpulenza, era improbabile che durassero a lungo. Per non amareggiare i bravi artisti che ci avevano messo tanto impegno, il re del creato, tuttavia, concesse l'exequatur. Una strepitosa risata generale accolse il disegno dell'elefante. La lunghezza del naso pareva infatti eccessiva, anzi grottesca. L'inventore obiettò che non si trattava di un naso, ma di un arnese specialissimo, per il quale egli proponeva il nome di proboscide. Il vocabolo piacque, ci fu qualche isolato applauso. L'onnipotente sorrise.
e anche l'elefante passò l'esame. Immediato e travolgente successo ebbe invece la balena. 6 spiriti volanti sostenevano lo smisurato tabellone con l'effigie del mostro. Riuscì a tutti estremamente simpatica. Ci fu una calda ovazione. Ma come ricordare tutti gli episodi dell'interminabile rassegna? Fra i clou salienti possiamo citare alcuni grandi farfalle a colori vivaci: il serpente boa, la sequoia, il pavone, il cane, la rosa e la pulce. Personaggi, questi ultimi 3, a cui fu predetto unanimemente un lungo e brillante avvenire. Intanto, fra tanta folla di spiriti che si stringevano intorno all'onnipotente, sitibondi di lode, andava e veniva uno con un rotolo sotto il braccio. Noioso, ma così noioso! La faccia intelligente, questo sì, non si poteva negare, ma una tale petulanza! Almeno una 20 di volte, facendosi largo a gomitate, aveva cercato di portarsi in prima fila e di attirare l'attenzione del signore. Se non che la sua alterigia dava fastidio e i colleghi, snobbandolo, lo respingevano indietro. Ci voleva altro per scoraggiarlo. Dai e dai, riuscì finalmente a raggiungere i piedi del creatore e prima che i compagni facessero in tempo a impedirlo, egli svolse il rotolo, offrendo ai divini sguardi il frutto del suo ingegno. Erano i disegni di un animale dall'aspetto decisamente sgradevole, se non addirittura repellente, che tuttavia colpiva per la diversità da tutto ciò che si era visto fino ad allora. Da una parte era raffigurato il maschio, dall'altra la femmina. Come tante altre bestie, aveva 4 arti, ma almeno a giudicare dai disegni, ne adoperava per camminare solo 2. Di pelo, non aveva che qualche ciuffo qua e là, e specialmente sopra la testa, a guisa di criniera. I 2 arti anteriori penzolavano ai lati in modo buffo. Il muso assomigliava a quello delle scimmie già sottoposte con successo all'esame. La sagoma, non già fluida, armonica e compatta come gli uccelli, i pesci, i coleotteri, bensì sconnessa, goffa e in un certo modo indecisa, quasi che il disegnatore, al momento buono, si fosse sentito sfiduciato e stanco. L'onnipresente gettò un'occhiata. «Bello, non direi», osservò, addolcendo con l'amabilità del tono la durezza della sentenza. «Ma forse presenta qualche utilità particolare?» «Sì, o signore», confermò il noioso. «Si tratta, modestia a parte, di un'invenzione formidabile. Questo sarebbe l'uomo e questa la donna. A parte le fattezze esteriori che, ammetto, siano discutibili, io ho cercato di farli in un certo qual modo, se mi è perdonato l'ardire, a somiglianza di te, o eccelso. Sarà in tutto il creato l'unico essere dotato di ragione, l'unico che potrà rendersi conto della tua esistenza, l'unico che ti saprà adorare. In tuo onore erigerà templi grandiosi e combatterà guerre sanguinosissime. Ai ai, un intellettuale vuoi dire? Fece l'onnipotente. Da retta a me, figliuolo, alla larga dagli intellettuali. L'universo ne è esente, per fortuna, finora. E mi auguro che resti tale fino alla consumazione dei millenni. Non nego, ragazzo, che la tua invenzione sia ingegnosa. Ma sai tu dirmi l'eventuale riuscita? Dotato di qualità eccezionali, può darsi. Eppure, a giudicare dall'aspetto, mi ha l'aria che sarebbe fonte di una quantità di grane a non finire. Mi compiaccio, insomma, con la tua bravura. Sarò anzi lieto di darti una medaglia. Ma mi sembra prudente rinunciare. Questo tipo, se appena gli dessi un po' di corda, sarebbe capace un giorno o l'altro di combinarmi l'anima dei guai. No, no, lasciamo perdere. E lo congedò con un gesto paterno. Se ne andò l'inventore dell'uomo,
col muso lungo fra i sorrisetti dei colleghi. A volere troppo si finisce sempre così. E si fece avanti il progettista dei tre taonidi. Fu una giornata memorabile e felice, come tutte le grandi ore fatte di speranza, aspettazione delle cose belle che sicuramente verranno, ma che ancora non sono, come tutte le ore che sono giovinezza. La Terra stava per nascere con le sue meraviglie buone e crudeli, beatitudini e affanni, amore e morte. La scolopendra, la quercia, il verme solitario, l'aquila, la gazzella, il rododendro, il leone. Girava ancora instancabile quel noioso, ma così noioso con il suo scartafaccio, e guardava in su, cercando nelle pupille del maestro un'occhiata di controordine. Altri però erano i temi preferiti: falchi e parameci, armadilli, stafilococchi e potocarpi, ciclopidi e iguanodonti. Fino a che la terra fu completa di creature adorabili e odiose, dolci e selvagge, orrende, insignificanti, bellissime. Un brusio di fermenti, palpiti, gemiti, ululi e canti stava per nascere dalle foreste e dai mari. Scendeva la notte. I disegnatori, ottenuto il visto supremo, se n'erano andati soddisfatti, chi da una parte, chi dall'altra. Stanco, il sublime fu solo nell'immensità che si popolava di stelle. Stava per addormentarsi, pacificato. Sentì tirare debolmente un lembo del mantello. Aprì gli occhi, guardò in basso. Vide quel noioso che tornava alla carica. Aveva spiegato ancora il suo disegno e lo fissava con occhi imploranti. L'uomo. Che idea pazza! Che pericoloso capriccio! Ma in fondo, che gioco affascinante! Che terribile tentazione! Dopotutto, forse, ne valeva la pena. Succedesse quel che doveva succedere. In tempo di creazione, poi, era anche lecito essere ottimisti. «Da qua», disse l'Onnipotente, afferrando il fatale progetto, e ci mise la firma.